attenzione a Mary, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio. Mamma è la mia squadra, sono nato così, nato romanista, la prima cosa bella che ho mai vista era una maglietta con cui andavo a scuola, giallo-rossa come la Roma, è la Roma che sta sulla mia pelle. Voglio rimanere però i miei giocatori meritano di più. Io anch'io merito di più. E voglio lottare per il più. Voglio lottare per il più. Sto un pochino stanco di essere allenatore, di essere uomo di comunicazione, di essere la faccia che dice siamo stati rubati. Sono un pochino stanco di essere tanto, però io voglio rimanere con condizioni per dare di più. Eccoci qua, buongiorno a tutto il popolo di RomaGiallorossa.it, ben ritrovati amici di RomaGiallorossa.it. Sono le 10:38 in questo istante oggi che è mercoledì 1 novembre 2023, siamo già a novembre, primo giorno di novembre, ogni santi, quindi insomma giorno di festa in tutta Italia. Siamo in diretta con voi per accompagnarvi, per tenervi compagnia in questa oretta e 5, orette 10, dipende poi dagli argomenti che avremo. Invitiamo tutta la chat a collegarvi su RomaGiallorossa.it, su
sulle nostre piattaforme. Poi ricordiamo chiaramente la trasmissione verrà caricata nel podcast, quindi potete ascoltarci dovunque sulle varie piattaforme che trovate su romagiallorossa.it. insomma, veramente potete ascoltarci ovunque, anche dopo. Allora, oggi finalmente ci ha fatto l'onore dopo tanto tempo di è intervenuto a lunedì, insomma 10 minuti. I suoi impegni d'altronde sono molteplici, sta lavorando anche per il suo blog, facciamo un po' di pubblicità, recensionidibellezza.com. Maria Paola Violi, direttore editoriale di RomaGiallorossa.it. Ciao Maria Paola. Ciao, un saluto a tutti. Oh, Maria Paola. Allora. Come va intanto? Come va? Tutto bene, oggi ci godiamo questa giornata di festa. Bene, sono contento. Sei tranquilla, sei calma, sei... Io sono tranquillissima, e tu? Sì, però, cioè, parliamo... Non è che dobbiamo... Diamoci... Cioè, accavagliamoci anche a volte, non è che dobbiamo aspettare... No, sei tu che mi dici che devo rispettare i tempi della radio. Sì, però adesso abbiamo un microfono, quindi, cioè, non è che... Perché quando sei su Skype purtroppo si sente l'accavallamento, insomma, il disturbo. Ora sei qui nello studio, voi vedete le immagini, perché così è più bello l'immagine della curva sud che vedere me, che la curva sud, ma non, cioè, con tutto il rispetto della curva sud di oggi, ma la curva sud di un tempo, del comando ultra curva sud, era tutta un'altra cosa. Queste sono immagini storiche fatte negli anni, ragazzi, sono reperti storici. Guarda che bello, guarda che spettacolo, quanta gente. Ma la curva sud è sempre stata molto calorosa, insomma, ha sempre accompagnato i giocatori, la squadra, con molto affetto, quindi non già questo mi ricordo prima che tu nascessi. Papà era andato a vedere Roma-Torino quando hanno festeggiato lo scudetto. No, Roma ha già vinto lo scudetto a Genova contro il Genoa 1-1, e poi è andato a festeggiare giustamente lo scudetto con mia madre che mi aveva in grembo e che un mese dopo mi avrebbe partorito, no? Sì, proprio, cioè, si può dire che tu sei romanista proprio fino al midollo, perché tu sei nato proprio l'anno dello scudetto. Dell'83, esatto, vabbè. Allora, Maria Paola, tanti argomenti, belli, brutti. Iniziamo da quelli belli, perché tu mi hai detto, Marco, guarda che è successo, Oriana si sposa con Dybala. Dybala gli ha fatto la proposta di matrimonio, ieri mi ha fatto due cose così, ho detto, ho capito, caro. E addirittura è dovuto arrivare Morata dalla Spagna, Paredes, vabbè, gli ha letto il moccolo, no? Come si dice, gli ha letto il moccolo, gli ha fatto il video, tutto quanto, però è bello, no? È stata una bella cosa. Chissà chi gli farà da testimone a Dybala, se Morata o Paredes. Però sai che magari non lo so, quelle sono decisioni che spettano a loro. Che facciamo, in tutto pronostico? Per me, se nasce un figlio, Morata come minimo, cioè Dybala gli cambia il favore. Può darsi che uno gli farà da compare d'anello e l'altro gli farà da padrino quando nascerà il primogenito, quindi insomma il primogenito Dybala. Diciamo che gli amici rimarranno sempre vicino a questa bella coppia. Però ecco, è stata carina ieri che insomma tutti i social hanno riportato i video, perché Morata non so che cosa faceva vicino. Ha lanciato la monetina Morata, vuole tornare a Roma. Questo infatti e l'altro Paredes che riprendeva, quindi immaginate la scenetta, ma l'avrete sicuramente vista. Certo, simpatici, perché poi lei probabilmente non se l'aspettava, perché ha fatto pure un gesto
strano, come se volesse allontanare, non aveva capito, forse aveva paura di essere buttata dentro la fontana, non lo so, però lei è rimasta molto stupita, insomma. Dybala molto romantico ha fatto questa dichiarazione, questa proposta, addirittura inginocchiandosi proprio. Lui è un ragazzo di altri tempi, non gli si può dire nulla. È un vero uomo, si può dire, lo possiamo dire, è un vero uomo in un mondo dove non si sa, vabbè, non voglio dire niente, però è un vero uomo, è un vero uomo. No, vabbè, non tocchiamo tasti, che qui oggi la giornata con le notizie è caliente, quindi No, per chi non lo sapesse, perché ho detto ha lanciato la monetina Morata? Perché la location è la Fontana di Trevi. La location è la Fontana di Trevi. Quindi se tu lanci la monetina, tu come si dice? Il desiderio è di ritornare a Roma. Appunto. Quindi che ne sai che prima o poi Morata, che ne so, l'anno prossimo non ci ritroveremo un tridente d'attacco Lukaku, Morata, Dybala? Se così fosse, penso che Mourinho firmava già su. Mourinho dici rinnovava da sub, lui vuole rinnovare, il problema è lo sai qual è, no? Sì, ma adesso il problema non è tanto il tridente, cioè l'attacco, il problema è la difesa, ma adesso affronteremo anche questo argomento. Vabbè, sì, affrontiamolo subito l'argomento, poi ritorneremo a... perché c'è una notiziola di mercato, la diamo così, perché si sta lavorando per l'estate, quando poi Tammy Abraham avrà recuperato la condizione, tutto qua. Non so se ti è sfuggita questa notizia, non l'hai vista ieri sul Roma Giallo stesso, te la dico io. Si sta lavorando praticamente su uno scambio, poi bisogna vedere le valutazioni, quanto verranno fatte, eccetera, sullo scambio Lukaku-Abraham, cioè Abraham che va al Chelsea e Lukaku che rimane alla Roma, Quindi insomma sarebbe una cosa così. Poi bisogna vedere la valutazione che dà chiaramente, come ti devo dire, il Chelsea di Abraham, il Chelsea di Lukaku è 43 milioni punto, il Chelsea di Tammy Abraham la Roma di Tammy Abraham e quanto vorrà spendere il Chelsea, e poi mettersi d'accordo per fare questo scambio, se si vocifera, e noi ve la diamo lì come notizia, che poi l'avevamo già data in tempi non sospetti, ma ieri poi l'ho vista sui vari siti, sai che ci copiano le notizie, purtroppo non ci possiamo fare niente, è una cosa così, però noi l'avevamo data già praticamente a settembre, e adesso è riuscita fuori questa notizia. Tu che ne dici? Ma allora, intanto bisognerà vedere l'anno di Lukaku come andrà, quindi se si conferma, diciamo, il valore di mercato di questo giocatore, che sarà sempre... Beh, la clausola c'è, è 43 milioni, 42 milioni, quella c'è e non si schioda. Però bisogna vedere quanto offrono per Tammy, quindi non è proprio una trattativa, come dire, indolore per i Friedkin e senza esborso economico, quindi non lo so, bisognerà vedere, però insomma sarebbe un'opzione, ecco, sarebbe un'opzione. Io penso che magari si sta lavorando per un eventuale trasferimento, però ecco, potrebbe essere una delle opzioni che si mettono in campo. Certo, bisognerà vedere anche come Tammy tornerà dall'infortunio, e quindi anche per il Chelsea, insomma, la seconda metà della stagione sarà un po' un banco di prova, una valutazione prima di tutto per vedere appunto come ha recuperato il giocatore, e poi appunto che garanzie dà per il futuro, quindi insomma è tutto da verificare. Ma senti, adesso stiamo andando avanti, parliamo di cose che magari... stiamo andando troppo avanti, no? Ma secondo te un attacco Abraham, Tammy, Lukaku può coesistere con Dybala o no? O ci vogliono, come dice Spalletti, gli equilibri, Ma non lo so, perché comunque bisogna anche capire prima di tutto come tornerà Abraham,
e quindi che garanzie darà, come si come riuscirà a coesistere con Lukaku, quale sarà, dove verrà collocato in attacco. Quindi questa è una valutazione che farà Mourinho. Però io penso che 3-4-1-2, Dybala largo o Dybala un po' più al centro, e Tammy Lukaku davanti, Abraham Lukaku davanti, che ne dici? È un'opzione, cioè quando tornerà Abraham sicuramente sarà un'opzione, però non dimentichiamoci che abbiamo anche il Sharawi e Belotti. No vabbè, io dico, mica deve giocarle tutte Tammy, anzi perché anche, cioè soprattutto perché non sta, dovrà ritrovare il ritmo partita, dovrà ritrovare, come dire, i giusti meccanismi, deve giocare in una squadra, in un attacco nuovo praticamente, perché Lukaku è nuovo, deve conoscerlo, deve fare il primo allenamento insieme, ancora non l'ha fatto perché sta facendo praticamente Abraham ancora la riabilitazione, quindi sì, lo vediamo fare qualche slalom ogni tanto, quello che ci mostra la Roma tra i cinesini, tra le cose. Sì, ma si muove molto lentamente, quindi sì. Cioè non assolutamente il problema è che questi giocatori che subiscono poi questi infortuni così gravi chiaramente sono anche consigliati dai fisioterapisti, dai fisiatri, insomma dai medici sportivi che li tengono in cura, però insomma hanno un recupero che poi insomma relativamente lungo, perché comunque insomma sono passati quanti mesi? Giugno lui si è fatto male, luglio, agosto, settembre, sono ottobre, passati novembre, 6 mesi. Guarda, il 5 novembre, il 4 novembre fa esattamente 6 mesi. Quindi tutto sommato, cioè per come per il tipo di lesione, per il tipo di infortunio che ha avuto, tutto sommato, cioè se rientra a gennaio febbraio sarà una gran cosa insomma per la Roma avere un'opzione in più, e poi insomma in chiave anche di una futura rivendita bisognerà anche vedere quanto insomma lui riuscirà a essere performante e disponibile anche per Mourinho, perché insomma non è che uno va a comprare un giocatore che non può poi utilizzare, non è che fanno tutti gli errori della Roma Beh, però il Chelsea, lui è legato al Chelsea, lo sai, vabbè, lui è legato pure all'Arsenal perché la famiglia è tifosa dell'Arsenal, però il Chelsea è casa sua, lui è cresciuto al Chelsea. Mourinho quando stava al Chelsea lo vedeva che era un bambinetto, un ragazzino, e vedeva del talento, l'ha voluto Mourinho proprio fortemente, Tammy Abraham, gli ha consigliato a Pinto, dice guarda comprami Tammy, va via Dzeko, comprami Tammy, e insomma facciamo qualcosa di positivo, tant'è vero che poi è arrivata la Conference League quell'anno con Abraham, con Tammy Abraham cioè assoluto protagonista, perché è stato, è arrivato secondo nella classifica dei cannonieri della Conference League, il primo, quello più prolifico è stato Dessers, che è del Feyenoord, che ha vinto la classifica dei cannonieri della Conference League, però la coppa ce la siamo portata a casa noi, questa coppetta tanto bistrattata, che adesso i romanisti dicono ma però è una coppetta, però non conta niente, Mourinho alla fine non ha vinto niente, insomma tutto questo, c'è qualche problema? No? Quindi non ha vinto niente, insomma è così, vabbè, ormai No, però c'è da dire appunto che Abraham è stato importante appunto in quell'annata, l'anno scorso ha avuto un calo, non sappiamo insomma se effettivamente suo insomma di adattamento con la presenza di Dybala o cos'altro, poi alla fine appunto della stagione questo brutto infortunio, quindi è stata un po' tutta, è tutta in salita la sua stagione 2023, anzi la sua stagione ormai 2024. Quindi appunto bisognerà vedere come ha recuperato, però ecco, dopo un periodo in cui anche sui social scriveva un po' di
di messaggi un po' preoccupanti, probabilmente insomma si vedeva un po' preoccupato per la sua situazione, adesso insomma sembra più sereno, quindi il peggio è passato, ormai ecco, è solamente di recuperare, di essere disponibile insomma il prima possibile, ma comunque in sicurezza, nel senso ci deve essere la sicurezza che lui abbia recuperato completamente. Purtroppo il problema di questi infortuni nella Roma, ma un po' in tutte le squadre, però nella Roma è un po' una criticità permanente. Che poi Maria Paola, lui non si perde una partita della Roma in casa, sta sempre all'Olimpico, non è che se la vede da casa come altri, no, lui va sempre in tribuna con Cumbulla, non mancano mai, mentre altri sono un po' assenteisti, invece Tammy Abraham e devo dire anche Cumbulla se la vedono proprio dallo stadio, tant'è vero che ogni tanto Tammy si vede fare qualche storia Instagram durante l'inno, durante queste cose, insomma è simpatico queste cose, molto attaccata alla Roma si vede, no? Sì, è molto presente anche, voglio dire, nel momento in cui lui non può giocare, però comunque è di sostegno alla squadra, di supporto, quindi anche questo fa sì che lui rappresenta l'attaccamento che ha verso la squadra e insomma la gratitudine anche verso Mourinho. Non sono cose da sottovalutare, perché poi al di là del rendimento che può avere il giocatore, però ecco, non gli si può assolutamente negare che sia un giocatore che ci tiene alla maglia e che ci tiene alla squadra. Purtroppo ha avuto questo infortunio abbastanza grave, quindi insomma l'ha tenuto lontano diversi mesi, però ecco, gli auguriamo che recuperi completamente e che sia il prima possibile disponibile e che possa appunto anche lui dare il suo contributo per questa stagione. Assolutamente sì. Allora, prima della pausa, poi della classica mezz'ora che passa dove noi ci prenderemo un bel caffè, Maria Paola, no? Sei d'accordo? Tu non te lo puoi prendere perché ti si alza la pressione, quindi non te lo puoi prendere. Io che non ho problemi di pressione, ma questo lo pensi tu. Questo lo penso, questo, ma io non mi sento problemi di pressione, poi magari pum pum schioppo, però ancora non è detto. No, a parte gli scherzi, volevo parlare di Smalling, perché è preoccupante la questione Smalling. Ieri arriva la notizia in serata che Smalling, vabbè, a parte che non si era allenato a Trigoria e va bene, purtroppo gli hanno svaligiato casa all'Appia. Quando è successo? Ieri, cioè praticamente, tu lo sai, probabilmente, non dico che è lo stesso gruppo, ma un gruppo di ladri che conoscono bene Smalling, che lo hanno pedinato, seguito, eccetera, e solamente la governante ha evitato il peggio, nel senso che rubassero più di quanto hanno rubato, credo, pellicce, oggetti di valore, però ha evitato il peggio. Mi stupisce questa cosa, perché dovrebbero avere dei sistemi di allarme, insomma, anche collegati poi con, diciamo, direttamente con la polizia e i carabinieri. Non capisco come mai non abbiano pensato, però probabilmente ce l'hanno e sono riusciti a disattivarlo, però insomma questa cosa è preoccupante, perché non è già successo l'anno scorso, sempre a Smalling, sì. Allora cioè, l'hanno preso di mira. No, non solo l'hanno preso di mira, pure lui si dovrebbe da fare, dovrebbe insomma cercare di arginare un po' la situazione. O sì, forse sì. Cioè, è conosciuta la sua abitazione, ma questo lui non sta a casa al Palocco, lui sta sull'Appia, l'Appia antica, l'ha detto lui, ha fatto pure vedere le foto. Adesso oggi parlerà con l'autorità, la Roma l'aiuterà, vabbè, comunque faranno le indagini. E nel frattempo ieri è andato a Londra, quindi quando il gatto non c'è, come dici, i topi ballano, i ladri ballano. Lui era andato a Londra per un consulto medico da questo luminare Andy Williams. Voi sapete che Smalling ha la tendinite al ginocchio sinistro, mi pare che sia il sinistro, e che non gli permette di fare movimenti, sente dolore. Allora, quello che mi hanno spiegato, Maria Paola, è che a volte lui non sente minimamente dolore, poi appena forza un po' subito gli si riacutizza il dolore
e diventa praticamente impossibile anche allenarsi per lui, figuriamoci giocare a calcio. Però Mourinho dice, oh, Chris Smalling, però cavolo, devi pure un po' stringere i denti, perché lui lo vuole portare già a Cagliari, poi lo vuole convocare per le partite successive, e adesso, come dire, non si sa quando torna, tant'è vero che Mourinho ha fatto pure la battuta in conferenza stampa dopo, dopo l'Inter, ha detto, ma sì, ok, Smalling rientra, ma quale domenica, in quale domenica rientra? Come per dire, io non lo so, voi lo sapete, cioè il problema di Smalling comincia a diventare grave, perché poi si parlano di offerte dell'Arabia Saudita, eccetera, calciomercato che influisce magari sulla questione infortunio, insomma, poi si alimentano voci, Maria Paola, no? Ma allora, io penso che i medici abbiano capito qual è l'entità del problema. Bisognerà capire a questo punto, evidentemente, quanto il giocatore si sente ancora disponibile, e non è una cosa, insomma, da poco. Assolutamente sì, purtroppo Smalling ha questo problema cronico, che evidentemente ne soffriva già negli anni passati, quando stava male, prima erano problemi muscolari, ora questa tendinite al ginocchio. Ecco, che tu sappia, tendinite al ginocchio, allora lui manca da due mesi, allora non gioca da due mesi, quindi cioè ancora non è recuperato e non si sa quando ritorna, forse dicono per il derby, ma non è detto, Ah, Maria Paola, ti chiedo, la tendinite al ginocchio esattamente cos'è? Per i profani, tu sei anche medico, lo possiamo dire. No, non sei medico, ma lo sei, perché vabbè, insomma, cos'è la tendinite al ginocchio? No, non lo so, io posso parlare per quello che ho vissuto io, cioè quando c'è certamente una tendinite si sente dolore, non sempre si sente dolore, perché dipende poi un po' anche dal movimento, questo è quello che io ho potuto verificare sulla mia tendinite. Però ecco, lui dovrebbe essere un giocatore sano, insomma, senza problemi particolari di salute. Quindi non si riesce a capire perché non si risolve una questione di questo tipo. Non è che stiamo parlando di una lesione. La tendinite, per come dice la parola stessa, che finisce per ite, è tutto ciò che è infiammazione. Quindi è quello, bisogna capire se è una questione di artrosi, bisognerà capire un po' di cose. Certo è che la Roma, sto guardando la lista dei difensori. Vai, dicela. Vabbè, c'è Dick Kasdorp. Attenzione al microfono qua, che è precario. Keramisis. Vabbè, Keramisis è primavera aggregato, sì. Però fa parte della rosa. Christensen, Llorente. Questo che non lo posso pronunciare. Luakima, ma fa parte sempre della primavera. Ecco. Mancini, Indica, Smalling, che infortunato, e Spinazzola. Proprio nella posizione. Beh, manca Zaleschi, eh? No, perché Zaleschi viene indicato come centrocampista. Beh, pure Spinazzola va indicato il centrocampista. No, i difensori centrali sono Mancini, Llorente, Ndicka, Smalling, Kumbulla. Sono cinque difensori di cinque, cui due infortunati. Allora, io mi chiedo, no, visto che Smalling è stato così determinante nelle due annate precedenti, cioè parliamo appunto del primo anno di Mourinho, 2021 e 2022, come facciamo a trovare un'altra soluzione? Perché possiamo, cioè la Roma può stringere i denti fino a dicembre, poi però bisognerà trovare una soluzione, e io spero che Tiago Pinto stia già lavorando per trovarla questa soluzione, perché probabilmente Smalling, anche quando riuscirà a recuperare, bisognerà capire poi a che livello è riuscito veramente a recuperare. Fermo restando che, cioè, non si può un giocatore fermare, perché come ti spiegavo prima,
questo problema della tendinite dipende un po' dal movimento in cui si fa. E se ci hai fatto caso qualche giorno fa, quando è uscito un reel su Instagram degli allenamenti che stavano facendo, ti ho detto proprio Smalling sembra quasi che sia molto limitato, cioè che abbia paura di muoversi. Sì, 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 cioè, mentre per esempio Lukaku, che lo precedeva, ha fatto un bel movimento, cioè si è non so come dirlo, come si chiama, slalom, ecco, lui era proprio molto impacciato nel movimento. Ora non sappiamo se per paura o per dolore. Beh, ti posso dire che Mourinho pensa che sia paura del dolore? Non tanto io credo che sia paura del dolore, io penso che loro abbiano paura di farsi più male. Quindi più di quanto ce l'ha, esatto. Cioè, più di quanto siano infortunati di infortunarsi ancora ulteriormente, esatto, di magari, aggravare la situazione, magari di arrivare a una rottura del legamento, insomma di fare questo, cioè una lesione. Quindi loro hanno, secondo me è più paura, però a questo punto cioè bisogna trovare una soluzione. A questo punto il caso Smalling comincia a essere urgente, non più una situazione diciamo di allerta, ma proprio una situazione urgente, perché se, come dice Mourinho, e su questo per me è sincero quando dice questo, non sa effettivamente quando rientrerà, in che, come dice lui, in che domenica rientrerà, ma non si può lasciare scoperto quel reparto per troppo tempo e con gli uomini contati, soprattutto in vista di competizioni importanti come l'Europa League. No, assolutamente, perché poi devi fare delle scelte, perché poi se Smalling, vabbè, lo metterà sicuramente in lista UEFA, tutto quanto a febbraio, chiaramente ammettendo sempre che la Roma si qualifichi come prima in classifica nel girone di Europa League, o comunque si qualifichi lo stesso. Però al di là di questo, Smalling è un problema. Kumbulla mi pare che sia procedendo bene il rientro, quindi può essere un'arma in più. Fatto sta, allora adesso, cari giornalisti appatentati, no? Quelli che ci copiano le notizie, vi diamo dei nomi che poi li abbiamo fatti noi, sono nomi detti e ridetti che la Roma sta seguendo praticamente da quest'estate, e sono Dyer, che ha il contratto in scadenza nel 2024 del Tottenham e che Mourinho conosce molto bene, visto che l'ha allenato, Eric Dyer, e poi Trevo Chalobah del Chelsea. I rapporti con il Chelsea sono ottimi, anche lui scadenza credo 2024, e in qualche modo si possono trovare delle soluzioni o in prestito oppure a un prezzo scontato. Ecco, poi Chalobah mi pare che abbia anche un'opzione per il rinnovo, se non erro, e quindi insomma si possono trovare delle soluzioni. Chiaramente i rapporti con il Chelsea sono ottimi, quelli con Tottenham non ha fatto la Roma affari ultimamente con il Tottenham, quindi sarebbe un inedito. Sappiamo che tra Mourinho e Tottenham non corre proprio buon sangue, però poi la trattativa la deve fare, cioè se Mourinho chiama Dyer e dice dammi, no? Come si può dire, dammi la mano, allora magari lo può anche prendere. Comunque questi sono i nomi, Chalobah e Dyer, a cui si possono aggiungere altri nomi nel corso di queste settimane, perché adesso il mercato di gennaio si fa proprio da novembre, quindi cominciate a trovare su romagiallorossa.it dei nomi specifici per il mercato di novembre, però per il mercato di gennaio. Però ragazzi, non vi pensate che arriveranno nomi stratosferici oppure grandi nomi, può essere pure che non arriva proprio nessuno, perché la situazione finanziaria della Roma è estremamente delicata. E ne parleremo, Maria Paola, perché la voglio affrontare con te dopo la pausa, di questo argomento, perché l'ho affrontato ieri, però vale la pena sentire la tua opinione al riguardo. Lo sai, ti ho accennato ieri riguardo i Friedkin, lo stadio, Pietralata,
tu conosci molto bene la zona di Pietralata, tu hai sempre detto Pietralata per me è un punto interrogativo, vediamo un po', però ne parliamo dopo la pausa, va bene, ne parliamo dopo la pausa, quindi 11.08, ci sentiamo tra poco dopo una breve pausa musicale, 2-3 minuti, poi torniamo ragazzi, tempo di un caffè, a tra poco. Eccoci qua, 11.13, tempo di un caffè, di un mini caffè. Non riesco a sistemare il volume del microfono, vabbè, lasciamolo all'1%, non mettiamolo al 3%, va bene, al 3%. Eccoci qua, torniamo di nuovo, 11.13, siamo in diretta, siamo in air. Allora, Maria Paola,
ti volevo leggere queste dichiarazioni di Piero Ausilio, che è il direttore sportivo dell'Inter, mentre Marotta è l'amministratore delegato dell'Inter, ma tutti e due fanno il mercato. Marotta dell'Inter, AD, Ausilio, DS, dice su Lukaku: non voglio parlarne, però poi ne parla di Lukaku. Non ha avuto rispetto ed educazione per l'Inter, dice Ausilio. Ma io dico, ma perché tutto sto casino per Lukaku hanno dovuto creare? Cioè, io veramente non riesco, cioè, io capisco quando tu rosichi che la volpe che non arriva all'uva, ma perché se Lukaku ha scelto la Roma tu non ci puoi stare? Ma che Lukaku è tuo? Non è più tuo, l'hai preso in prestito. Ora mettiamo il caso che Lukaku non voglia più rimanere alla Roma l'anno prossimo e se ne voglia andare, e noi lo dobbiamo accettare. Gli diciamo: Romelu, grazie di tutto, magari ci farà vincere l'Europa League, magari ci farà arrivare quarti, Romelu, grazie di tutto, però se non vuoi più rimanere, mica dobbiamo insultarti. Noi siamo riconoscenti poi verso tutti, capirai. Proprio questo ti fa capire che effettivamente c'è qualcosa di irrisolto tra le parti, quindi evidentemente l'Inter diciamo aveva qualcosa da rivendicare. E Lukaku ovviamente non ne vuole parlare, perché insomma ha detto che a tempo debito spiegherà che cosa è successo, però intanto l'Inter continua a mandare le sue frecciatine, quindi insomma evidentemente il distacco non è stato indolore. Detto questo, però, insomma, Lukaku ha detto di essere un professionista, di lavorare appunto dove viene chiamato, quindi evidentemente riteneva il suo rapporto con l'Inter ormai concluso, o comunque non vedeva più, secondo le sue esigenze, un futuro. D'altronde, diciamoci chiaro, c'è andato anche un po' a perdere, perché comunque la Roma, sì, Lukaku, no? Certo, ha perso soldi. Ma anche, all'Inter 8 milioni e mezzo, qui 7, ma anche, e mezzo. Ma anche prestigio, cioè voglio dire, all'Inter... Ah certo, l'Inter gioca la Champions, noi l'Europa League, e l'Inter gioca lo scudetto, noi forse per il quarto posto. Quindi non gli si può nemmeno dire che né che va per soldi, che ha scelto la Roma per soldi, né che ha scelto la Roma perché gioca una competizione più importante dell'Inter. Quindi evidentemente la rottura ha qualcosa di ben più profondo, quindi che però ecco lo sanno solamente ecco Lukaku e i manager dell'Inter. Secondo te rimane Lukaku? Adesso facciamo una previsione proprio per gioco. Rimane Lukaku, cioè la Roma avrà, cioè a parte i soldi, perché quello è un problema di soldi, poi lo scambio con Abraham, come dicevamo, ma Lukaku vorrà rimanere alla Roma se metti caso, mettiamo in caso questo scenario: la Roma arriva quarta, vince l'Europa League o arriva in finale dell'Europa League, e Lukaku rimane? Io penso che dipenda anche dall'allenatore, da Mourinho, Sì. Beh, perché comunque Mourinho è riuscito a convincerlo, poi i Friedkin diciamo hanno inscenato al solito modo tutto quel teatrino, che onestamente io non capisco, vabbè, però queste sono diciamo abitudini loro, di fare quell'arrivo insomma in grande stile, però voglio dire ed è solo un prestito. Cioè, ti fa capire quanto la Roma purtroppo conti ancora poco, perché se hanno fatto tutto questo, inscenato tutta questa situazione, figurati se avessero preso, che ne so, un pezzo da 90, cioè, un Cristiano Ronaldo, insomma, non so, altri giocatori, Mbappé, insomma, figurati che sarebbe successo. Tu intanto che fai? Controlli dove sta Friedkin? Allora, diamo una notizia. Il 29, perché noi possiamo dire anche gli storici, praticamente stava in Florida, praticamente vicino Palm Beach. Vabbè, stava in vacanza. Perché si vede che ha passato Halloween.
lì tu mi hai detto, ti ricordi che ti ho detto guarda che Friedkin sta volando in Florida, si vede che un Ryan o qualcuno avranno qualche residenza lì e quindi passano le vacanze, il loro tempo libero così. Però io quello che voglio dire è questo, cioè l'altro jet sta a Houston, l'altro jet sta a Houston, ok, e abbiamo detto vabbè, andiamo avanti che poi dici Violi perché mi segui, metti no, non, non mettere il ghost caro Dan perché ti devo seguire, ecco appunto, non mettere il ghost. Tu mi hai capito, caro Dan? Caro il giorno che Friedkin decidesse di vendere, finito il gioco. Finito tutto. Beh, dobbiamo trovare. Beh, ci troveremo il volo dell'altro. Ah, beh, certo. Dello sceicco. Comunque, io penso che ecco, non abbiano molto da recriminare gli interisti, perché comunque li ha fatto vincere. È stato un giocatore importante, determinante anche a volte. Purtroppo l'anno scorso in Champions nella finale non è riuscito a essere incisivo, però voglio dire non era mica da solo, c'era pure Lautaro Martinez, quindi non è che quest'anno, con tutto il rispetto per Belotti, Azmoun, un conto avere Lautaro come partner, un conto avere non tanto Shaarawy è bravo, un conto avere Belotti. Però per questo Belotti però sta facendo una bella stagione, dobbiamo dirlo, Belotti si sta impegnando tanto, ha già segnato più, molto di più dell'anno scorso. Vabbè, mi pare 5-6 gol ha fatti. No, guarda che ne ha segnati credo 3, eh? No, ne ha fatti di più. Ma pure in Europa? In tutte le competizioni. Ah, ok. Tre in campionato? Sì, l'avevo controllato ieri. Ah, 3 in campionato e almeno 3 in Europa League, quindi già sta 6 gol, già sta 6 gol fatti, credo. Guarda, vabbè, controlla l'Europa League al volo, perché mi ricordo sicuramente in campionato ne ha fatti 3. Adesso controlliamo Belotti. Allora, devi cliccare sulla magica. Marcatori, rosa, Belotti, vai su Belotti. Si chiama Andrea, eccola, Andrea Belotti, eccola. Quanti gol ha fatto? Come si va a vedere? Non ci riesci più. ma fammi ragionare, perché io a volte riesco. Vabbè, lasciamo perdere, se no, tanto me li ricordo io. Comunque, il discorso è che un conto è avere, come dici tu, un Lautaro Martinez. Per questo ti dico, cioè, tutto sommato, alla fine ci è andato anche a perdere. Cioè, in una squadra nettamente inferiore all'Inter, ma sotto tutti i punti di vista. Poi, per quanto riguarda l'impegno, Mourinho, che è un grande stratega, tutto, per me, insomma, la punta di diamante è sempre Mourinho. Però comunque, cioè, se un giocatore deve scegliere oggi, tornando alla tua domanda, ma il quello che ti dà il più è Mourinho. Non certo viene per i soldi, non certo viene perché c'è una grande tradizione di vittorie. Qui si va un po' così a Roma. Cioè, a proposito di Mourinho, qui girano due voci. Metto in giro le voci, visto, basta che parla uno, che scrive uno una cazzata o meno, poi vedremo, sui social, su X, su Twitter, su Facebook, su Instagram, e a ruota la seguono tutti, quindi fa tendenza, fa click, fa come si dice, engagement. Sì, vabbè, bisogna anche vedere, perché poi, insomma, in giro ci sono anche tante bufale. Esatto, tante fake news. Allora, adesso è uscita noi sappiamo una cosa, e ve l'abbiamo detta, adesso ve la ridiciamo. È uscito il discorso che Mourinho potrebbe rinnovare fino al 2025, si sta lavorando per il rinnovo di Mourinho fino al 2025. Ora, noi sappiamo esattamente l'opposto, che Mourinho quasi sicuramente lascerà la Roma a fine stagione,
per volere di Friedkin e i motivi ve li abbiamo spiegati ieri, basta appunto risentire il podcast di ieri. Frizioni con la società, non è d'accordo, ecco, la proprietà non è d'accordo Friedkin con alcuni comportamenti di Mourinho, stilettate di Mourinho continua alla proprietà e alla società, insomma non ve lo devo spiegare io, chi ha un minimo di intelligenza lo capisce. Il contratto è in scadenza, quindi fine di questi 3 anni, Mourinho ha fatto praticamente quasi il suo record, è rimasto 3 anni a Roma, speriamo che possa portare un trofeo a Roma. Detto questo, e noi saremo sempre dalla parte di Giuseppe Mourinho, no, perché c'è ancora gente, voi volete il male di Mourinho, voi volete il male della Roma, no, noi vogliamo il bene della Roma e vogliamo che Mourinho possa rimanere alla Roma. Detto questo, Maria Paola, però è anche vero, e qui mi ricollego al fatto di Friedkin, che è quantomeno ambiguo che diciamo tutto sia ricondotto, come era quasi con Pallotta, alla questione stadio. Loro non dicono niente, però fanno trapelare. E allora trapela che sono irritati, ma molto irritati, del fatto che, insomma, Riyad, la questione Riyad, c'è un assessore, non so chi, un politico della Roma, di Roma Capitale, che ha parlato in una certa maniera, non mi viene il nome, ragazzi, purtroppo scusa, non mi viene il nome, adesso non mi viene il nome, comunque pure ieri era così, non mi veniva il nome, che appunto si è espresso in una certa maniera, detto, la Roma ha Riyad Season come il main sponsor e allora probabilmente dovrà rinunciare ai 99 anni di concessione dei terreni di Pietralata, quasi come un out, cioè quasi come dire no, o scegli il main sponsor che ti dà 25 milioni in 2 anni, oppure, cioè, come per dire, Riyad Season, il main sponsor, vale i 99 anni di concessione dei terreni di Pietralata? Quasi una minaccia, se non una minaccia, proprio vera e propria. Ora Friedkin si fa due conti, dice, ma se non mi fanno fare lo stadio a Pietralata, io che rimanga a fare, a mettere i soldi e a non ricavarci nulla, come vado avanti? Vabbè, ma allora bisogna anche capire che se lo stadio a Pietralata è un qualcosa di impraticabile, perché ci sono i cittadini, i comitati dei cittadini che sono contrari. Comitati di quartiere. Esatto, poi ci sono probabilmente... Anzi, comitati contrari. Poi probabilmente ci possono essere problematiche legate al vicino ospedale Vertini, ci possono essere problematiche dovute alla viabilità, perché non pensare di spostare l'area del progetto, perché secondo me tutto ciò che si fa dentro Roma a livello di grandi strutture è comunque problematico. Perché cioè uno stadio ha un impatto su tutto il quartiere, ma anche sui vicini quartieri, non indifferente. Quindi non è possibile non tenerne conto di queste cose. Quindi se il loro obiettivo è veramente fare lo stadio, secondo me dovrebbero cercare di spostare in altre zone. Oppure potrebbe essere anche che la questione stadio sia solamente un po' una scusa per poi però fare altri tipi di decisioni. Cioè? Può darsi che loro ci hanno provato a fare questo stadio, poi se non è effettivamente possibile allora magari rivaluteranno tutta la questione Roma. Vendendo? Non lo so. Questa potrebbe essere, certo, la vendita è la prima cosa, perché chiaramente se non hanno più intenzioni di portare avanti il progetto Roma, la vendita... di investire, perché poi loro mettono soldi loro, Sì, però Marco, io mi veniva, mentre tu dicevi appunto del main sponsor, cioè io penso pure,
questi soldi dello sponsor, cioè una parte non possono essere dirottati verso l'acquisto di qualche giocatore, un difensore o qualche giocatore, cioè oppure un centrocampista, la butto lì, Youssouf Fofana. Cioè, io penso pure, no, sicuramente devono andare a coprire tutti gli ingaggi, le spese varie, però del Monaco, cioè, sì. Ti pare che non gli rimangono un po' di soldi da investire? Ma io non lo so, rimango molto perplessa, perché comunque mi sembra che si vuole dare la colpa a Tiago Pinto, ma lui, poveretto, è solo un esecutore. E cerca di fare del suo meglio con i soldi che gli vengono dati, cioè gli vengono dati. È anche vero che ha fatto degli errori, per carità, però, come dire, se il boss non ti dà la liquidità, come fai? Appunto, quindi secondo me... Però c'è pure il mercato creativo, ci sono i rapporti. Il mercato? Creativo, si chiama così. Tu ti inventi il mercato, tu ti inventi la trattativa. Per esempio, Lukaku è un mercato creativo. Beh, allora, che Tiago Pinto non sia proprio questo... Creativo. Esatto. Cioè, non è creativo per niente. Non mi sembra ormai evidente. Già il fatto che per lui le trattative devono durare mesi... Cioè... Allora, guarda, Lukaku. Tiago Pinto è in trattative lunghe, come Aguar, come Ndicka, che c'ha 5-6 mesi di tempo, esatto, per portare la termine. È il migliore, è il più bravo, i parametri zero sono i suoi, solo che, ma anche a vendere sono bravo, ha venduto Tahirovic a 8 milioni, 7 milioni e mezzo, 8, ha venduto Volpato e Missoli in totale a 12 milioni, ma mica veramente, guarda, è stato bravo. Ma andiamo a vedere Tahirovic e Missoli e cosa, là, come si chiama, Volpato, quante presenze hanno fatto l'anno scorso. Ha fatto una plusvalenza solo con questi tre giocatori di quasi 30 milioni. Quindi, cioè, a vendere anche bravo. Problema è che vai a scegliere Renato Sanchez con lo storico di infortuni che sai benissimo, e magari devi tornare sul mercato a gennaio, sempre se qualcuno ti fa il favore di darti un giocatore a poco, in prestito secco, un prestito con diritto di riscatto che poi non riscatti, eccetera, cioè veramente, no? Cioè, Llorente a zero, quello è stato un bel colpo. Llorente a zero, nel senso, Llorente in prestito secco. Christensen, poi abbiamo capito perché, prestito secco. Però, ragazzi, così non va lontano. Ma Christensen non è male. Non è male Christensen. Ma tu l'hai visto contro l'Inter, Christensen? Sì, lo so, Marco, ma allora tu non, cioè, devi mettere che è un giocatore che può dare il meglio di sé in quelle partite un po' più, magari con delle squadre piccole, un po' più scarse. Allora, chiaramente lui emerge, però è chiaro che lì stiamo parlando di giocatori di primo livello con l'Inter. È chiaro che non poteva, non ha retto. Ma guarda, anche lo stesso Zalewski ha fatto proprio una brutta figura domenica. Sì, sì, sì. Cioè, non è detto, dopo 20 minuti. E stiamo parlando detto di un ragazzo che è della nazionale polacca. Quindi non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato. Quindi, ma infatti è stato retrocesso in under 21. Non fa più attualmente, poi vedremo le convocazioni, ma attualmente è under 21, è retrocesso. Perché? Perché ha giocato male, non è in forma. Vabbè, ha avuto anche quei problemi, insomma. Sicuramente, però contro il Monza ha giocato bene. Quando ti trovi Mister X, quando ti trovi Dumfries... È lì che è il problema, quando ti trovi questi giocatori così... di primo livello, è lì che si vede tutta la differenza tecnica, di insomma, qualitativa, insomma, non sono cose da poco. Quindi la Roma è una squadra, per come è stata costruita, da media classifica. Può magari arrivare un po' più in alto, ma impegnandosi molto, avendo tutti i giocatori che stanno bene, che sono in forma,
senza andare incontro a infortuni. Insomma, sono tante i se, abbiamo detto già dall'inizio della stagione, sono tanti i se su questa Roma. Purtroppo non si è costruito una squadra, cioè si sono presi, come dire, dei pezzi buoni, per esempio con Lukaku, con Dybala, ci sono dei giocatori validi, bravi, cioè riconosciuti, e poi ci sono dei giocatori buoni, cioè normali, che però impegnandosi, vedi anche il caso Smalling, secondo me alla fine Smalling sta pagando lo sforzo che ha fatto in questi due anni, cioè sì, perché sì, Smalling sì. Ha giocato tutte le partite, certo certo, quindi cioè è questo che l'ha portato al suo problema, all'ogorio fisico, esatto, non ha avuto un ricambio all'altezza il Mourinho di poter sostituire Smalling, per dire, c'ho due giocatori che si equivalgono a livello di prestazioni, per cui lui potesse fare dei cambi, non lo può fare, uno o più, perché non è che voglio dire per forza un altro, ce ne possono essere anche bisogni di più di un cambio, magari due si equivalgono e uno un po' di meno, però capisci, è questa la difficoltà della squadra. Quindi quando sento certa gente che se la prende con Mourinho, vabbè, a questo punto sono persone che, come dire, partono, cioè lì c'è un'antipatia specifica verso il personaggio Mourinho, quindi andranno sempre contro a questo a Mourinho. Però se uno vada veramente a fare un'analisi della situazione, sono questi i problemi, e ti ripeto, secondo me non è nemmeno colpa di Tiago Pinto, ma per me dei Friedkin, che hanno accettato, o c'è una scusa di accettare questa situazione del fair play finanziario per non investire. Qui però c'è da dire una cosa: Mourinho ha accettato questa condizione, quindi adesso non si può nemmeno lamentare, perché lo sapeva. Però aspetta, come l'hanno convinta a Mourinho tre anni fa? Come l'hanno convinto? Allora, due anni fa è un conto, quest'anno secondo me gli hanno detto la verità. Cioè, o mangi sta minestra o salti la finestra, praticamente. Questo. Per me sì, per questo Mourinho alla fine sta zitto. Perché lui prima pensava di poter dire qualcosa in virtù delle promesse fatte, invece adesso non può più dire niente, perché i Friedkin saranno stati molto chiari con lui: la situazione della Roma è questa, noi non possiamo, io faccio un'ipotesi, noi non possiamo investire, non ti aspettare niente, anche perché ragazzi i due incontri in Portogallo, uno a giugno e uno 10 giorni fa, due settimane fa, durante la pausa per la nazionale, insomma non è che si sono detti niente, non è che hanno giocato a carte, no. Va bene, Maria Paola, ore 11:36, noi vi salutiamo, grazie Maria Paola, quando ci verrai a trovare? E va bene, ogni tanto farò qualche incursione, anche Capolino, una così improvvisa, voi insomma rimanete sempre sintonizzati qui sulle frequenze, sui podcast, insomma cercate Roma Giallorossa. Speriamo un po'. No, seguite Roma Giallorossa perché .it, romagiallorossa.it, perché trovate tra poco il podcast della trasmissione, poi trovate il video della trasmissione sul nostro canale YouTube, quindi iscrivetevi sul nostro canale YouTube, insomma, dappertutto, sui nostri canali social. No, la cosa importante è seguire appunto il sito Roma Giallorossa, da cui poi avrete informazioni su dove potete seguire, esatto, le varie puntate, insomma, e seguirci anche in diretta. Quindi da lì è la cosa importante, arrivare a seguirci poi un po' ovunque, dove vi trovate più comodi, chiaramente, perché esattamente, se vi trovate più comodi a seguire il video, se vi trovate più comodi a seguire il podcast, dipende un po' da dove uno poi ha possibilità di seguirci, però l'importante è che ci seguiate, anche perché cerchiamo di dare un'informazione capillare, ma anche obiettivo. Non sono i capillari delle gambe delle donne, attenzione, guarda che ce li hanno pure gli uomini, capillari. Pure io ce li ho i capillari, ma tutti ce li hanno i capillari. Pure io ce li ho i capillari, io pensavo solo le donne c'erano i capillari, vabbè.
Pure io c'ho i capillari. Va bene, grazie mille Maria Paola. Tu ce l'hai i capillari? Beh, penso di sì. Beh, non lo sai? Sì, non ce ti li sei ho controllata? Sì. Ti vuoi controllare adesso se c'hai i capillari e darci lo scoop? Vabbè, va bene. Dai, dai. Forza Roma, appuntamento a domani. Domani si ritorna, cioè si ritorna come sempre. Anche oggi siamo qui. Vai, vai. Ciao ragazzi. Ciao, un saluto a tutti.